Benvenuti a questo nuovo primo appuntamento di Spazio per tutti. In realtà la puntata è la numero 14. Riprendiamo le nostre serate, i nostri incontri dal vivo, questi incontri di astronomia. Questa sera avremo con noi un astronomo, Ferdinando Patat, eh, responsabile dei progetti scientifici dell'ESO, che ci spiegherà proprio ci racconterà proprio qualcosa sull'ESO, quindi no, non mi dilungo. Ehm, avviso solo una, una nota tecnica, Mh, metteremo mute le persone che partecipano su Zoom in diretta, chi ci segue sui canali YouTube eh, può fare le domande e noi le porteremo a vostro nome al, al nostro conferenziere. Non rubo altro tempo alla serata, lascio la parola a Luigi del gruppo Astrofili Polaris di Genova che ci presenterà il relatore e vi auguro buon divertimento e ci sentiamo alla fine. Luigi. Grazie. Allora, questa sera abbiamo, come, come ha detto Marco prima, abbiamo il piacere eh, di avere come ospite eh, Nando Patat. Che è il, eh, astrofisico italiano che lavora in Germania, lavora presso l'ESO, eh, l'organizzazione che a livello europeo gestisce gli osservatori del, del Cile per l'osservazione del, del cielo da, dai luoghi più adatti. Lo possiamo considerare un vero amico perché già l'anno scorso ha partecipato a, a Spazio per Tutti con la sua interessantissima. Eh, presentazione sulle supernove eh, che sono il suo campo di, di, di specializzazione e di ricerca. Eh, questa sera invece ci, ci parla dell'ESO, che cos'è questa organizzazione così importante, quali sono i risultati che ha raggiunto e che cosa soprattutto sta pianificando per i prossimi anni perché c'è qualcosa di estremamente, estremamente interessante. E qualche assaggio già ce l'ha dato eh, negli incontri precedenti quindi a questo punto io non, eh, non sottra sottraggo più tempo a Nando eh, <coughs> cedo parole e video e ringraziandoti ancora per la tua disponibilità perché eh, è interessante molto eh, peculiare per due gruppi di astrofili avere un vero un centro di, di eccellenza a livello europeo e mondiale. Quindi grazie e a te la parola. Grazie Luigi, eh, buonasera a tutti. Eh, purtroppo sarebbe stato bello vedersi di persona ma questo ancora non è possibile. Eh, grazie Luigi per avermi invitato, ringrazio te, gli astrofili di Genova e anche gli astrofili di Sabona e tu dici bene quando dici che siamo amici, ormai ci, siamo, ci conosciamo da, sì, da più di qualche anno a questo punto. Allora, se eh, i tecnici mi dicono che è possibile posso iniziare a fare lo screen sharing, vero? Così ehm, possiamo iniziare subito con la conferenza. Mi okay, confermate che si vede la, la copertina della presentazione? Sì, sì? ok. Molto bene, eh, benvenuti a tutti, vicini e lontani. È un vero piacere, come sempre, per me, condividere questa passione. Perché di fatto è una passione, la passione che ha animato tutta la mia vita, in sostanza, almeno dal punto di vista professionale, anche quando ero ragazzo. Questa sera eh, vi parlo del, dell'Osservatorio Europeo Australe, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica, dove mi trovo in questo momento. Mi trovo esattamente qui, in questa slide vedete una fotografia dall'alto, io sono in una di, di queste costruzioni, eh, vedete questa cosa rossa con questa forma piuttosto tondeggiante che sono i nuovi, il nuovo edificio che si aggiunge all'edificio più, diciamo, più vecchio che è stato costruito negli anni Ottanta, quando l'ESO si è trasferito da Ginevra a Monaco, e sulla destra, poi ci torneremo, sulla destra vedete un edificio scuro, rotondo, che ha esattamente il diametro di 39 metri, che è lo specchio che stiamo costruendo per l'ILT, e questo già vi dà, se confrontate con le dimensioni delle cose che ci sono lì in giro, le automobili ad esempio, vi dà un'idea delle dimensioni del telescopio che stiamo costruendo. In questa slide vedete invece due cose importanti. Sulla sinistra le bandiere, eh, il, eh, il gran pavese di ESO sono tutte le bandiere. La prima è quella di ESO, ma le bandiere degli Stati membri. E questa è una cosa che tengo particolarmente a sottolineare, perché ESO è un esempio, non è l'unico naturalmente, ma è un esempio di collaborazione internazionale per la realizzazione di progetti che nessuno Stato singolarmente sarebbe in grado di realizzare. E. Ci augureremmo che, che tante iniziative, diciamo, nel mondo, anche al di fuori della scienza, potessero realizzarsi in questo modo e godere e trarre il vantaggio che c'è dalla diversità e dalla collaborazione internazionale. Sulla destra vedete l'ultima più recente costruzione dei quartieri generali, è proprio qui fuori, la vedo dalla finestra, si chiama il Supernova Visitor Center. Vi invito tutti a venire a visitarlo, a fare una gita a Monaco, a venire a visitarlo. È stato inaugurato da pochi anni, è una struttura molto nuova, è un'esposizione per i visitatori, illustra le attività di ESO, ma non solo, diciamo, è una mostra di astronomia in generale, è uno dei più bei planetari d'Europa, con proiettori allo stato dell'arte, ci sono circa 700 metri in due spirali, che si avvolgono simultaneamente una al contrario dell'altra per, per i visitatori è un posto molto bello ve la mostro non soltanto per fare pubblicità ma anche per dire che uno degli scopi di ESO è quello della, della divulgazione dell'outreach per la sensibilizzazione in generale soprattutto della nuova, delle nuove generazioni alla passione per la scienza che diciamo sembrerebbe una cosa così naturale in un'epoca moderna come la nostra ma in realtà proprio così non è Benissimo, eh, facciamo un salto all'indietro eh, prima di iniziare a parlare dell'organizzazione. Qui siamo nel 1953, siamo in Olanda, la persona che vedete nel centro è Jan Ort, proprio quello della nube di Ort che tutti conosciamo, da cui vengono le comete, assieme a Kurganov, che era un astronomo francese, e a Spencer Jones. Sulla destra, che è un astronomo britannico, e stanno discutendo per la prima volta eh, la possibilità che l'Europa fondi, eh, abbia un suo osservatorio grande che possa competere con quello degli americani. Nella prossima slide vedete un, un telescopio che è diventato famoso, che è probabilmente il telescopio più famoso del mondo, nonostante la sua età. Questo ha visto la prima luce nel 1949, l'avrete riconosciuto tutti: è il, il telescopio Hale di Monte Palomar. Quando io ero bambino eh, ESO esisteva già, ma non ne avevo mai sentito parlare. Invece sui libri di scuola c'era il telescopio di Monte Palomar ed era diventato famoso naturalmente per tutti i lavori e le grandi scoperte che aveva fatto. Ebbene, l'Europa si trovava in quegli anni ad avere il più grande telescopio, ne aveva due mh, che potevano, che erano i maggiori, avevano due metri di diametro, era il telescopio dell'Alta Provenza e quello, eh, e quello del Pic du de Midi, che era anche una in Francia, un altro telescopio molto famoso, ma certo non potevano competere con il telescopio da 5 metri del Palomar. Ed è per questo che, dopo l'iniziativa di Orte e di altri pochi astronomi, è, stata, è iniziata una campagna di eh, site testing: si dice, cioè la ricerca di un sito in cui poter mettere un grosso telescopio europeo e Ci si è subito orientati all'emisfero australe perché naturalmente si voleva competere con gli americani, ma lo si voleva fare in maniera che loro non potessero competere con noi. I 5 metri erano nell'emisfero nord e quindi l'Europa decide di mettere il suo grosso telescopio nell'emisfero sud. E Iniziano le campagne di site testing in Sudafrica. La fotografia che vedete qui è fatta nel 1955. Eh, non siamo tanto distanti da Città del Capo. E eh, erano, è iniziata così la storia di ESO. Dopodiché eh, è passato qualche anno. Questo che vedete è l'atto di costituzione del 5 ottobre 1962. Siamo a Parigi. Il Belgio, la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svezia si mettono d'accordo e fondano eh, l'ESO, che ESO sta per European Southern Observatory. Quindi, già nello stesso nome, raccoglie l'intenzione, fare un osservatorio europeo competitivo nell'emisfero sud. Si cambiò idea circa il sito perché eh, con l'andare degli anni divenne chiaro che migliori, il miglior sito sulla Terra era il deserto di Atacama, quindi bisognava cambiare continente, andare in Cile. Questa fotografia fa sorridere. Siamo nel 1962, l'ESO è, è stato fondato formalmente da un mese, però nel novembre del 62 inizia la prima eh, esplorazione di un sito che si chiama La Sia, che vuol dire la seggiola in sostanza, perché ha questa forma. Siamo all'inizio del deserto di Atacama, poco sopra la città di La Serena, circa 600 km a nord di Santiago del Cile, e come vedete l'esplorazione non c'era una strada, l'esplorazione viene fatta a dorso dei muli. Questo vi dà un'idea di dove siamo. Sulla sinistra vedete il continente sudamericano e sulla destra l'ingrandimento della, eh, della zona. Tornerò, più, tornerò anche un'altra volta su questa cartina, così abbiamo tutta un'idea di dove siamo e come ci muoviamo. Eso fonda i quartieri generali a Santiago, una succursale cilena dei quartieri generali a Santiago del Cile. Siamo negli anni 60 e i primi telescopi, appunto, vengono, il sito viene esplorato vicino alla città di La Serena e qui sulla carta vedete che c'è un segmento giallo che va dalla Serena verso il Serro, la Sia. Perché ESO sceglie il Cile? Poi verrà seguito anche dagli americani, perché anche gli americani capiranno che i siti cileni sono i migliori al mondo. Beh, questa slide, questa fotografia che è stata fatta durante è stata fatta dagli astronauti dello Space Shuttle durante una servicing mission del, per, per lo Space Telescope e ritrae il Cile dal nord, in basso a destra basso a sinistra scusate, verso il sud in, in alto a destra. Vedete che c'è, sulla destra, questa regione bianca che è l'Oceano Pacifico coperto dalle nuvole, e sulla sinistra, di nuovo una regione bianca coperta dalle nuvole. E la regione, la regione nel mezzo è il Cile, che è lo stato più lungo del mondo, lungo quasi 7.000 km, e va in sostanza dal tropico fino alla, alla, praticamente fino all'Antartide. Di fatto, il Cile anche eh, possiede un pezzettino di Antartide. E vedete che è una striscia stretta e lunga e completamente scoperta. Il cielo è libero, non ci sono le nuvole. Il motivo è molto semplice, il mare è molto freddo. Sulla destra, la corrente di Humboldt che viene dal Polo Sud. Fa condensare tutta l'umidità sul mare e invece dall'altra parte ci sono le ande cilene. Vi ricordo che le ande cilene ospitano la montagna più alta dell'intero continente americano, il Monte Aconcagua, e comunque raggiunge su una media di 4.000-5.000 metri. Eh, per svariate migliaia di chilometri, quindi costituisce un muro che ferma tutte le perturbazioni in arrivo dall'altra parte del continente sudamericano. E questo è il motivo per cui c'è il deserto di Atacama, che è una delle zone più aride e inospitali. Questa è una fotografia fatta negli anni 60. Del sito di La Sia, come vedete ancora non c'è nessun telescopio, viene costruita una strada per salirci e capite perché si chiama La Sia, perché c'è questo avvallamento dove poi eh, verranno insediati alcuni dei telescopi e anche le residenze per gli astronomi, i dormitori. Questo è visto dal, dal, da sotto, è un panorama molto, molto bello, lo vedremo, lo vedremo più volte. Mi soffermerò questa sera. Eh, eh, Molto su questi aspetti che magari altri astronomi non, su altri astronomi non, non puntano l'attenzione. Pa non parlerò naturalmente di astronomia e dei risultati scientifici, ma questo lo fanno già in tanti. E volevo anche mostrarvi altri aspetti della vita dell'astronomo e anche, diciamo, altri aspetti della mia organizzazione. Questo è visto dal, dal pianoro, dall'altopiano che c'è sotto le montagne di Rassia, Siamo diciamo, già su, su, al, al, ai piedi della cordigliera dove c'è una striscia che si chiama El Pelicano, El Pelicano, che era il piccolo aeroporto perché il sito si raggiungeva soltanto direttamente da Santiago con un volo che durava circa tre ore e mezza, partendo da Santiago e atterrando in questa striscia di deserto molto avventuroso, la prima volta che ci sono stato. E là su in cima vedete eh, i, te i telescopi. Anche questa fotografia è molto... Mi è molto cara perché, vedete, ci sono i guanachi, una specie di lama in sostanza, e le cupole dei telescopi. Quindi siamo in mezzo al nulla, un posto molto molto sperduto, molto molto bello, i colori sono molto marcati. Naturalmente, il cielo è straordinario. Questa è una vista di la Sia in epoca moderna, è fatta. Poi lo mostreremo: è fatta dal New Technology Telescopes, dall'NTT, che è stato costruito poco dopo l'ingresso dell'Italia in Eso, che è avvenuto nel, nel 90. Qui vedete alcune delle cupole: vedete il sole che sta tramontando sull'oceano, coperto dalle nuvole e vedete queste, la, le, le varie file delle, delle cordigliere. E questo di nuovo visto da sotto: vedete il telescopio da 3,60 metri. E questo era l'obiettivo di, di ESO in quegli anni. Non si è riusciti a costruire un telescopio da 5 metri ci si è avvicinati col telescopio da 360 che è rimasto per molti anni il telescopio più grande nell'emisfero sud, quindi non poteva competere al nord col Palomar, ma al sud era il telescopio più grande in, in, in funzione. Come vi dicevo, il sito è molto bello anche dal punto di vista naturalistico, oltre ai colori c'è qui siamo all'inizio del deserto di Atacama, poi andremo più a nord dove in sostanza non c'è praticamente nessuna forma di vita. Ai bordi Meridionali del deserto d'Akama invece un po' di vita c'è, soprattutto perché alcuni animali, come questa volpe, sorro lo dicono lì in Cile, questa volpe ha in, in bocca un pezzo di pane che se l'è preso nella mensa degli astronomi, quindi alcuni animali si sono adattati a vivere lì vicino perché ovviamente anche loro... C'è dell'acqua di scarico, cresce un po' di vegetazione e i cuochi e anche gli astronomi danno da mangiare agli animali selvatici. Il panorama è fantastico, è, è veramente fantastico. È bello di giorno, così come quanto è, be è bello di notte. Vedete questi colori e queste le chebradas, cioè tutte queste. Queste cavità, queste valli, queste specie di canyon che si ripetono una dietro l'altra, con dei cieli molto spesso, quasi sempre limpidi, ma quando ci sono le nuvole, queste contribuiscono a colorare soprattutto al tramonto, a colorare la regione. Questa è una visione fatta proprio da quello che ci portava dalla Sia a Santiago e viceversa, una, una visione di Paranal, vedete, scusate, di la Sia, vedete la, la cordigliera eh, sul fondo, e la precordigliera dove si trova la Sia, vedete il telescopio da 360, il più grande, il più alto, tutto sulla destra, con il picco della montagna che è stato tagliato come si usava in quegli anni. La cupola è molto grande, una cupola, la vediamo qui, è una cupola enorme. Vedete, lo potete confrontare con le dimensioni dell'uomo che c'è fra i due telescopi, fra il, il 360, che è quello sulla sinistra, e il CAT, che è quello sulla destra. Vedete che c'era questa teoria, i telescopi dovevano essere molto, molto staccati dal suolo. Per diminuire la turbolenza, per aumentare la, per, in sostanza per avere un sing migliore, come diremmo noi al giorno d'oggi. Teoria che poi è stata abbandonata, i telescopi moderni si costruiscono invece molto, molto vicini al suolo. La costruzione è davvero impressionante: è, è, il telescopio è su una montatura equatoriale, eh, lo vediamo. Eh, qui, qui vediamo il telescopio disteso, questo sono io quando lavoravo al 360, molti anni fa. Il telescopio disteso. Per la pulizia dello specchio principale, veniva eh, pulito con un getto di, eh, di anidride carbonica. Vedete il mio riflesso più volte nel secondario, il secondario che è, è molto grande, molto più grande di molti dei telescopi, diciamo, che siamo abituati a vedere. Il telescopio è effettivamente enorme, vedete in questa fotografia sulla destra, quello so, con quella tromba, quello sono io. E quella lì che vedete giù, giù subito dietro di me si chiama la gabbia, il cage e ospita all'interno eh, gli strumenti, cioè l'equivalente della macchina fotografica. Se vogliamo attaccata a un telescopio di quelli amatoriali, e il cage è così grande. La gabbia è così grande, quando si aprono quelle porte, un, un uomo intero ci può entrare e stare in piedi. Sulla destra, vedete la dislocazione della montatura equatoriale, una montatura equatoriale enorme che pesa tantissimo, la cupola pesa 400 tonnellate, Vedete una cupola emisferica di vecchio stile, quindi con le fenditure che si aprono e il telescopio si può muovere in tutte queste direzioni, vedete che è a ferro di cavallo, la ralla dove, dove il telescopio ruota e quando si muove il 360 fa veramente una grande, una grande impressione. Negli anni, i primi anni 90, quindi il 360 entra in funzione nel 1973, e diciamo, produce dei grandi risultati, ovviamente il telescopio più grande è l'emisfero sud, perché è importante? Perché l'emisfero sud ha accesso alla piccola, alla grande nube di Magellano, sapete che sono due, due galassie molto vicine, se non addirittura attaccate alla nostra, o connesse con degli stream di stelle, e poi naturalmente c'è il centro galattico che da qui, no, 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 che da qui voglio dire dal nostro emisfero nord, non si vede. E lo vedete qui invece in questa fotografia sulla destra, sulla sinistra. Uh, visto attraverso i portelloni della cupola dell'NTT, del New Technology Telescope. Qui siamo nei primi anni 90, l'NTT viene costruito anche grazie al contributo dell'ingresso dell'Italia, che entra un po' tardivamente, entra a far parte di ESO e entra, e ci tengo a dirlo per merito, non solo, ma insomma c'è una forte spinta da parte di Margherita Hack, che ha capito che l'astronomia italiana... Non avrebbe avuto grande avvenire se l'Italia non, 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 non fosse entrata in eso. Vedete che il concetto della cupola è cambiata, è molto vicino. Il telescopio è molto vicino al suolo. Non, la cupola non è più emisferica come si usava prima è diventata una, una forma, un po' così, una scatola che tende a racchiudere il telescopio e non solo, ma. Nel concetto di una volta, diciamo, la costruzione resta ferma, NTT invece è un nuovo concetto perché tutta, tutta la costruzione si muove assieme al telescopio, quindi il telescopio, le la, non c'è bisogno di ruotare la cupola per centrare il telescopio, si ru ruota tutto quanto assieme. E l'impressione era, era strana quando uno entrava nella control room, nella stanza di controllo all'interno di NTT quando si chiedeva all'assistente, per favore mandami il telescopio a queste coordinate. Nel, riseduto dentro la control room e tutta la costruzione ruotava, quindi c'era una minima accelerazione e uno aveva come un senso di capogiro, non si capiva cosa era perché stavi ruotando assieme al telescopio. Perché si chiama New Technology Telescope o telescopio a nuova tecnologia? Perché ESO per la prima volta introduce un concetto che poi verrà usato da tutti ed è di tutti i telescopi moderni costruiti dopo quell'epoca e si chiama ottica attiva. Poi parleremo anche dell'ottica adattiva, ma l'ottica attiva consiste in un sistema meccanico, e lo vedete sulla destra: formato da un grande numero di piccoli attuatori, che sono dei piccoli pistoni in sostanza che tirano e spingono. Si, ci si appoggia sopra lo specchio, che adesso invece è un vetro sottile, a differenza di quello dei telescopi classici, in cui voi lo sapete la regola, no? un sesto del diametro circa, no? fra un terzo e un sesto del diametro erano degli specchi spessissimi. Invece qui si pensa "no, facciamo degli specchi sottili", che però si deformano proprio perché sono sottili, ma noi li correggiamo con questi attuatori con un loop chiuso che esamina la forma delle stelle, diciamo il piano focale e corregge la forma dello specchio in modo che la, le, le stelle diventino tonde e siano il più piccole possibile, così detta in soldoni. Questo porta la qualità dell'immagine ha un salto, fa, gli fa fare un salto enorme, fa veramente raggiungere, diciamo, ci si, ci si avvicina eh, al, al, a quello che è diciamo, il singolo ottimale e quindi batte decisamente il 360, che invece era affetto da molti problemi. In ultimo, l'inerzia termica, dovete immaginare una costruzione enorme come quella che di giorno sotto il sole si scalda e di notte deve raffreddarsi. L'NTT invece ha uno specchio sottilissimo, una cupola di lamiere molto sottile, si raffredda subito e lo specchio viene modificato. Questo fa fare un grande salto avanti ed all'epoca era veramente un, un grande risultato poter ottenere il tempo all'NTT. Come vi dicevo, il, il sito è bellissimo, al tramonto naturalmente ci sono questi colori eh, e uno veramente quando lo vede la prima volta ci si innamora e vorrebbe sempre tornarci. Di nuovo, vedete i guanacchi, eh, c'è questo aspetto no, che uno è veramente in mezzo al nulla, siamo, molto, siamo a più di 100 km dalla città più vicina e nei dintorni non c'è nulla chiudo la parentesi di la SIA con questa immagine, questo si chiama Black Gem e vedete che ancora qui la concezione di cupola e di telescopio è cambiata completamente, Black Gem è un telescopio che entrerà in funzione presto è una, una serie di telescopi qui ce ne sono due finiti e il terzo sta per essere assemblato, telescopi completamente robotici, e automatizzati che serviranno per studiare transienti nel cielo, cioè oggetti che appaiono e scompaiono supernove, lampi di raggi gamma, ma soprattutto le contraddizioni parti ottiche delle sorgenti di onde gravitazionali. ESO, non contento di la SIA, vuole passare al passo successivo quindi a costruire un telescopio nella classe degli 8-10 metri. Viene fatta una, una campagna di site testing. Eh, prima di passare vi mostro queste immagini. Queste immagini che vedete sono tutte immagini vere, non sono dei collage, quindi questa è un'immagine del 360 con la Via Lattea dietro, vedete i sacchi di carbone, no? le zone più oscure, fatta con un'esposizione lunga, eh, con, una, con una camera normale. Eh, questo vi dà l'idea della qualità del cielo del Cile. È straordinaria, anche a occhio nudo è straordinaria, è veramente straordinaria, bisogna averla vista e quando uno l'ha vista poi non se ne dimentica più. Riprendiamo il discorso. Iso dice: Sì, vogliamo fare un passo successivo. Viene valutata la possibilità di costruire eh, il VLT, adesso si chiamerà così, il Very Large Telescope, che è un array di quattro telescopi da 8,2 metri. Si fa una prima valutazione per il SERO, la SIA, ma si conclude che. Bisogna andare da un'altra parte, dove i cieli sono ancora migliori, anche più lontani dalle città. Viene fatta, come al solito, una campagna di site testing, durante la quale viene anche valutata la possibilità di costruire VLT in Namibia, è un altro ottimo eh, sito. Alla fine viene deciso, per un certo numero di ragioni, viene deciso di porre i telescopi al Serro Paranallo, vedete qui sulla cartina, sono altri 600 e rotti km a nord di La Sia, siamo a 1200 km a nord di Santiago, molto più vicini alla costa del Pacifico, abbastanza più vicini alla costa del Pacifico di La Sia, sono solo 12 km in linea d'aria, e qui siamo in pieno deserto di Atacama, il clima è molto più eh, aspro, e molto più ostile. Qui vedete una, due visioni, in alto vedete sul, sul fondo il Pacifico, il campo base, lì in centro la fotografia, i quattro telescopi sulla cima del Serro Paranal, a cui è stata fatta saltare la punta, e sulla, sulla parte bassa della, della diapositiva vedete il campo base con la residenza eh, nel centro, che è questo hotel interrato per ridurre al minimo l'impatto così visivo nella zona del deserto, e sopra coperto da una cupola bianca, che poi vedremo da vicino. Questo vi dà anche un'idea, siamo nella precordigliera. Invece la, la cordigliera vera e propria la vedete sul fondo, quella montagna bianca laggiù in fondo in alto leggermente sulla destra, è il vulcano Iuiaiaco che supera i 6.000 metri, è a, a più di 100 km di distanza, ma la trasparenza dell'aria è tale per cui si vede, eh, si vede benissimo anche, anche da Baranaio. Questo è l'interno della residenza, vi ricordate quella cupola bianca, è un posto straordinario, è stato fatto un concorso internazionale per la realizzazione di questa di questo hotel, che è un, in sostanza un, un, un hotel in mezzo al deserto, non c'è nient'altro in giro, nel raggio di centinaia di chilometri, sì, per mantenere l'umidità. Paranale è un posto estremamente secco, l'umidità tipica è il 10%. La montagna e la precipitazione è di, è di qualche millimetro all'anno, 10 millimetri all'anno. Quindi per, per confronto, la mia regione, io vengo da Friuli, in Friuli la media è 3000 millimetri all'anno, quindi facciamo fa subito un confronto. Comunque, siccome l'aria è molto secca e nel, con un'atmosfera secca non si vive molto bene, all'interno almeno della residenza viene mantenuta l'umidità in forma naturale con questo giardino e questa piscina nel mezzo che produce una certa evaporazione, ufficialmente è il serbatoio dell'acqua per il sistema antincendio. Questo è il motivo per cui è stata costruita, il vero motivo. Naturalmente può venire utilizzata anche per farci il bagno, quando uno ha tempo, diciamo, durante il giorno. Ed è molto bello entrare dall'aperto, aper, dall entrare dentro, diciamo, in questa struttura, perché improvvisamente uno si sente, sente un'aria, c'è cioè questo profumo, sembra un po' di essere nella giungla tropicale, l'interno è abbastanza umido. Dovete pensare che sulla montagna a regime vivono circa 140 persone, la gran parte non sono astronomi, la gran parte non lavora di notte, ma dovete pensare che è un piccolo paese in cui si, fino a tempo fa, adesso è connesso alla rete nazionale, ma ci si produceva anche l'energia elettrica, si panificava, eh, l'acqua non c'è, viene portata con dei, dei camion ogni giorno eh, da Antofagasta, dal porto di Antofagasta. Il luogo è straordinario, poi lo vedremo, assomiglia molto, molto a Marte. Per chi di voi c'è stato, diciamo che non c'è stato, lo puoi immaginare, ma che c'è stato assomiglia molto a Marte. I colori sono quelli, l'unica grossa e grande differenza è che in effetti si respira. Eh, vedete il Pacifico, non si vede, è sotto quelle nubi bianche, qui siamo al tramonto, vedete la silhouette di Paranal con i quattro telescopi da 8 metri sulla cima. Eh, non so se qualcuno di voi ha letto il racconto di Luis Pulveda che si chiama Le rose di Atacama. Un racconto molto triste, eh, un racconto anche molto bello, e vi racconta che una volta all'anno il deserto di Atacama fiorisce. Il terreno è estremamente fertile, ehm, solo che non c'è l'acqua. Però qua, quelle poche volte in cui piove o si deposita l'umidità, la vegetazione che si è adattata fiorisce. Queste sono le famose rose di Atacama, e quella che vedete sul fondo è la residenza e l'hotel in cui dormono eh, gli astronomi, anche il personale, gli ingegneri, il personale che lavora di giorno. Questa è una visione al, al tramonto. Il tramonto è sempre un momento magico perché è il momento in cui si spalanca la volta celeste. Le stelle lo sapete benissimo, ci sono anche di giorno là sopra, solo che l'astronomo ottico e, e infrarosso non può vederla, la differenza dell'astronomo radio. Deve aspettare che cali il sipario, che il sole tramonti. E c'è sempre questa... Al tramonto, lo vedremo poi, si riuniscono gli astronomi fuori dalla sala di controllo a godersi il tramonto, tutti con la speranza di vedere il raggio verde. Allora io ho trovato... Eh, Gertrude Paul, che è uno degli ingegneri Panale, è riuscito a fare questa fotografia in cui si vede un raggio verde e anche leggermente un raggio blu. Eh, vedete che è proprio staccato, staccato dall'orizzonte. Vedete il mare delle nubi, il bordo di Paranal, qui la montagna da davanti, e questo, è questo flash verde. Credo di averlo visto una volta anch'io, ma poi uno non è mai tanto sicuro se lo ha visto perché voleva vederlo o perché c'era veramente. È un fenomeno abbastanza raro. Invece è un fenomeno che si vede ogni sera è l'ombra della Terra, che è diciamo, un concetto che mi è molto caro. Avete questa fotografia, qui è fatta con il Sole alle spalle, stiamo guardando diciamo, la direzione opposta, e quella che vedete salire è l'ombra della Terra, è l'ombra che la Terra proietta sulla sua stessa atmosfera. Quindi c'è questa fascia e mentre lì sì, lì la, la si guarda, questa sale, sale sempre di più, poi a un certo punto scompare e, e scende la notte. Vedete la silhouette di Paranal con i, con i quattro telescopi. Queste che vedrete adesso sono tutte fotografie fatte con una camera normale, eh, non è una, una, è una camera seria, diciamo, ma una macchina fotografica normale. Vedete la Via Lattea eh, che domina il cielo, è così luminosa, diciamo che quando non c'è la luna la Via Lattea è così luminosa quando è alta che si può leggere, si riesce a leggere in sostanza, che è una cosa inaudita. Diciamo, alle nostre, alle nostre, nelle nostre regioni, perché il cielo non è così trasparente. Anche in questa fotografia, qui lo vedete, quello, quel fascio arancione, poi ci tornerò. Che vedete è un raggio laser che esce dal dall'unità numero 4. Che è equipaggiata con della strumentazione che invece usa quella che viene chiamata ottica attiva, perché ci sono degli specchi che si deformano in continuazione e il laser crea un puntolino a 90 km di altezza dove c'è uno strato di sodio. Crea un puntolino che viene usato come stella di riferimento, proprio vicino a dove si sta osservando. E in questo caso sta osservando il centro galattico, dove sapete c'è un, un buco nero che ha qualche milione di volte la massa solare, che è valso il premio Nobel. A Reiner Genzel e la sua squadra, proprio qui a 100 metri di distanza, dall'altra parte della strada, al Max Planck Institute per la fisica extraterrestre. La, lo, lo dirò allo sfinimento: la Via Lattea è uno spettacolo. Cioè Io posso immaginare, possiamo immaginare come si siano sentiti i navigatori, non lo so, Ferdinando Magellano. Basco da Gama, quelli che sono andati per la prima volta, gli europei che la prima volta sono andati di là e conoscevano solo la, la parte nord della via Latte, hanno visto questo spettacolo, le nubi di Magellano che poi vedremo. Questa fotografia qui la mostro perché di nuovo è un simbolo, siamo al tramonto, c'è la grande impavesata di ESO con la, la bandiera di ESO e tutti gli stati membri che al momento sono 16, più un partner che è l'Australia che sta considerando di entrare a far parte di ESO, rappresenta quello che... Cioè, questo è proprio il messaggio diciamo, sociale, se vogliamo, i grandi risultati che si possono ottenere nella scienza solo grazie alla cooperazione, alla condivisione delle risorse, delle idee e della diversità che le nostre culture hanno. E questo è il momento di cui vi parlavo, quando gli astronomi si riuniscono lì sulla piattaforma. Ci sono anche delle panchine che sono state messe lì apposta perché uno si possa godere il tramonto. La silhouette che vedete sulla destra è un telescopio ausiliare, un telescopio da 1,80 m, che, che è grande come il telescopio di Cimahecker, che è il più grande telescopio sul suolo italiano, che qui naturalmente scompare rispetto agli, ai telescopi che ci sono a lato. E questa è una vista d'assieme de, di Serro Paranal, vedete in primo piano ci sono i quattro telescopi da otto metri, eh, quella costruzione un po' curva sulla sinistra è la stanza di controllo, poi la vedremo dall'interno. Eh, il telescopio un po' più colino in mezzo è il VST, eh, che vuol dire il, VL, il VLT Survey Telescope, è un telescopio costruito dagli italiani, eh, gestito in sostanza dalla costruzione dell'osservatorio dal, dal, dall di Capodimonte a Napoli, è un telescopio a grande campo, una specie di grande angolare ed era stato concepito per fare immagini a grande campo, molto profonde, per fornire i target al BLT. Quello che vedete laggiù in fondo invece, su quell'altro picco che si chiama Vista Peak, è il telescopio Vista che è un telescopio da 4 metri eh, di costruzione britannica e lo ha costruito, costruito con, è stato costruito con il contributo della, della Gran Bretagna quando questa è entrata a far parte di ESO. E anche questa fotografia è straordinaria, questo è uno dei telescopi ausiliari, vedete la Via Lattea e le due nubi di Magellano, le vedete sulla destra, appena, appena sulla destra della, della cupola, la piccola nube, e un po' più sulla sinistra la grande nube Magellano e la Via Lattea, che, la, la Via Lattea è curva perché questa, fatta, questa fotografia è fatta con un grand'angolo. E anche questa foto è straordinaria, questa è la, la cometa McNuff del 2007, con la silhouette di Paranal, vedete la coda estremamente estesa, la coda di ioni e la coda di polveri si vedono molto bene e sulla destra, sulla sinistra vedete la piccola nube, la grande nube Magellano. Si vedono ad occhio nudo, si vedono veramente ad occhio nudo e io ci ho fatto una brutta figura. La prima volta che sono andato in Cile ero con un amico e uscivamo assieme la prima notte che uscivo fuori dal dormitorio prima di andare a osservare e dico ma mi avevano detto che questo sì qui in Cile non c'erano mai le nuvole ma quelle là e lui fa idiota quelle sono sì delle nuvole ma sono le nuvi in Magellano non sono delle nuvi meteorologiche un'altra cosa di cui volevo parlare è il VLTI che sta per Very Large Telescope Interferometer l'interferometria è una cosa complessa stasera non staremo là a, a discuterla però il concetto è che io posso raccogliere la luce da diversi telescopi come in questo caso e Collegare attraverso dei tunnel sotterranei che sono disegnati con quelle righe bianche e combinarli in un unico punto dove c'è quella stanzina dove finiscono quelle cose e non combinarle così come si dice in forma incoerente, ma farle interferire. Immaginatevi che ci sono queste onde che arrivano. Che sono i fotoni, in sostanza, ma che vengono, possono essere descritti come delle onde, se si combinano in fase si sommano, se si combinano in discordanza di fase si annullano e siccome hanno tutte la stessa lunghezza d'onda. E se, se si conosce esattamente qual è il percorso che dal telescopio devono fare per arrivare fin lì e si è in grado di tenerlo costante, è possibile ricostruire i dettagli dell'immagine dell'oggetto da cui vengono con un dettaglio estremamente maggiore di quanto si faccia invece con la luce incoerente. Tanto che la risoluzione equivalente, che è dettata, lo sapete, dal diametro più grande dello specchio in termini di diametro, e migliore è la risoluzione, quindi il livello di dettaglio che si può raggiungere. Il, la risoluzione equivale a quello di avere un, uno specchio grande come la massima distanza fra i telescopi. In questo caso, 130 metri. Quindi il VLTI raggiunge la risoluzione teorica di uno specchio da 130 metri di diametro. Una cosa che molto probabilmente non avremo mai, ci vorrà ancora un sacco di tempo. E questa cosa, ovviamente, è molto complessa. Qui vedete il. Un, questo è uno dei laboratori in cui si combinano i fasci. La grande difficoltà è tenere il percorso della luce costante, eh, per cui è importante essere in una zona quieta e che ci sia l'isolamento termico, non solo, ma ci sono dei dispositivi che muovono degli specchi e controllano con metrologia estremamente accurata queste distanze, queste linee di ritardo si chiamano, che permettono di ricostruire delle immagini con una risoluzione che è sotto il millisecondo arrivano addirittura al, 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 al milionesimo del secondo d'arco in certi casi qui ci sono altre immagini della Via laterale, ripeto sono tutte immagini vere e mi soffermo un attimo su questa perché questa è, è l'unità numero 4. e vedete queste quattro spade laser che escono nella fotografia di prima ce n'era una sola quella era la prima fase di testing adesso ce ne sono quattro sono tutte fuoriescono dal, dall'unità numero 4, formano quattro stelle di riferimento, come vi dicevo, 90 km di altezza, e servono per correggere in maniera ancora più fine le deformazioni del fronte d'onda introdotte dall'atmosfera terrestre. E questo permette, ad esempio, di risolvere dettagli nelle zone circostanti del buco nero, ad esempio, o di poter risolvere, cioè distinguere maggiori dettagli che altrimenti non si potrebbero vedere. Uh, qui c'è un esempio. È una, il telescopio è così grande che non si riesce mai. Questo è uno dei quattro telescopi. Non si riesce mai a fare una fotografia se non con un grand'angolo che lo deforma moltissimo del telescopio. Vedete ci sono due uomini su, una, su un sollevatore. Sono vicini al telescopio. Al, scusate, allo specchio M3, che è quell'ellisse che si vede in centro, inclinato a 45 gradi, che manda la luce ha un fuoco, oppure ruotandolo di 180 gradi lo manda dall'altra parte. Vedete in alto a sinistra lo, il sostegno dello specchio secondario. Lo specchio secondario del VLT ha un metro e venti di diametro, cioè grande, il secondario del VLT è grande come lo specchio del telescopio Galileo di Asiago. Vedete la struttura è molto compatta, la lunghezza focale è... È del telescopio equivalente a circa 130 metri, quindi fatto il confronto con i telescopi degli astrofili che hanno qualche metro di lunghezza focale, questo vi dà l'idea di quanto, diciamo, quanto grande sia questa struttura. Il telescopio pesa 400 tonnellate, ma si muove, diciamo, con, è appoggiato su, su due piastre metalliche sospese con l'olio e diciamo, si muove in maniera con grandissima precisione, con un minimo sforzo. Un telescopio da solo naturalmente uno non se ne fa nulla, sarebbe come avere un bellissimo obiettivo da macchina fotografica e non disporre di una camera fotografica. Con l'obiettivo non ci faremmo granché. Ed è per questo che è importante avere la strumentazione. Quello che vedete qui è probabilmente uno degli strumenti più complessi e anche uno degli strumenti più eh, richiesti dalla comunità, si chiama Muse. Uh, è composto, diciamo, e eh, vedete che sembra questa cosa, sembra una di quelle macchine di matrix che inseguono gli uomini, invece è un sistema di 24 spettrografi in parallelo ed è in grado di, fare, di prendere spe, spettri eh, a elementi diciamo, spaziali molto piccoli, per cui produce delle immagini tridimensionali in cui le due dimensioni sono. Le due dimensioni comuni, e la terza dimensione, la lunghezza d'onda, che può essere poi interpretata anche in termini di velocità, per cui consente, ad esempio, studi cinematici di galassie, cioè determinare la, le, le, il modo in cui una galassia e le sue componenti ruotano, con un'unica esposizione, cosa che una volta era impossibile, uno doveva fare dei singoli puntamenti e ci voleva una vita. Lo strumento è molto sensibile ed è uno degli strumenti che tutti gli altri osservatori del pianeta ci invidiano. La richiesta su questo strumento è estrema, diciamo, è molto difficile avere il tempo. Eh, questa, questa fotografia è carina perché vi mostra vai, una fotografia che tutti abbiamo cercato di fare: no? ne lasciamo la macchina fotografica ferma sul cavalletto, esponiamo per qualche ora e vediamo cosa succede. Ed è esattamente quello che è stato fatto qui. Vedete, ci sono. Vedete diciamo, la, il, il polo sud, dove non c'è una stella brillante come il polo nord, è la croce del sud è diciamo, un po' fuori. E vedete, per un'altra cosa: la latitudine. Non è, noi siamo abituati a vedere il polo nord-est molto, molto in alto. Qui invece eh, siamo a circa 24 gradi di latitudine sud, per cui il, il polo è molto più basso sull'orizzonte. Vedete anche le cupole durante la posa. Si sono mosse e hanno lasciato quelle strisce. Facciamo un breve intermezzo musicale. Beh, non ascolterete nessuna musica, avrete riconosciuto questo personaggio. Questo è Brian May, il chitarrista dei Queen. Perché è lì? Perché lui lo sapete ha un PhD in astrofisica ed è stato invitato, è venuto a Paraná, ha fatto un concerto a Santiago del Cile ed è stato invitato a Paraná. In alto a sinistra siede nella stanza di controllo. E lì in basso a destra, diciamo in uno dei VLT, era estremamente eccitato aveva pregato tutti che non gli parlassero, gli chiedessero di musica, ma che parlassero e gli chiedessero soltanto di astrofisica e di astronomia. L'ho voluto mostrare perché questo non c'entra molto, cioè c'entra e non c'entra con l'astronomia, ma anche per dirvi che diciamo, l'ambiente è piuttosto interessante, ecco, perché succedono. Anche queste cose. Lì nella fotografia lo vedete: in alto a sinistra è seduto nella control room. La control room è questa, è una delle quattro control room. Quindi i quattro telescopi hanno le stanze di controllo nella stessa, nello stesso edificio, sono solo eh, divisi da dei separati. Come potete immaginare, di sotto c'è comunque un gran silenzio. A ogni telescopio, ogni notte, c'è eh, un, un, un operatore del telescopio che è un ingegnere e un astronomo di servizio e poi quando ci sono, che è sempre un duty, sempre di servizio, e quando ci sono dei visitatori, cioè degli astronomi che vengono dall'Europa o dall'America, sono cioè da tutto il mondo, sono anche, anche loro stanno seduti lì e hanno la loro console e lavorano, diciamo, durante la notte. E questa è un'altra immagine... In cui volevo mostrarvi un po' meglio come si vedono i laser eh, che escono da ot 4 Questa è una, è una fotografia fatta da molto più vicino. Vedete il sistema, vedete Muse, lo spettrografo è lì eh, sulla sinistra. È proprio Muse fa, è uno degli strumenti che fa uso dell'ottica adattiva in modo che lui riesce a fare queste immagini, questi spettri, diciamo, dove risolve i singoli, fa degli spettri per ciascuno elemento spaziale e, e con una grande risoluzione spaziale proprio perché. Riesce, c'è uno specchio che si deforma in tempo reale e viene, la deformazione viene controllata tramite queste quattro stelle di riferimento. Vedete queste, questi fasci arancioni che escono, si vedono ad occhio nudo. Eh? Non serve fare una posa qui, ovviamente. Sono, la posa è così lunga che i laser illuminano anche i riflessi, illuminano anche l'interno della cupola, ma si vedono anche a occhio nudo. Questa è una di nuovo una delle rose di Atacamera, vedete fiorita, vedete la cupola sul fondo, e questa mi ricorda richiamava molto quando ho preparato questa presentazione un ambiente diciamo così da, da guerre stellari o insomma da un po' fantascientifico e, e queste due, questa fotografia e quella dopo le ho collegate assieme, le ho messe una dietro l'altra perché questa sembra una cosa, um, sembra una costruzione finta, invece no, è un test vero, vedete Paranal i telescopi lassù in alto a destra e in primo piano vedete il Bridget Rover che era il Bridget di, di Mars Express. Questa missione di ESA e i test sono stati fatti qui a Paranal. Vedete il suolo effettivamente assomiglia moltissimo anche alla conformazione rocciosa, il colore del cielo non è esattamente quello, e c'è l'aria, diciamo però assomiglia molto, l'ambiente assomiglia molto a quello marziano ed è proprio per questo. Vedete una curiosità di questi sassi grossi che ci sono alla superficie? In giro non ci sono montagne da cui questi sassi siano cascati, quindi non si chiede da dove siano venuti. In realtà, lungo tutta la, pan la Panamericana, in generale, eh, quella regione di deserto, ci sono queste grosse pietre alla superficie, sono state portate alla superficie dai grandi terremoti. Sapete che il Cile è una... Una regione estremamente sismica, come avere dei sassolini in un secchio di. In una bacinella di, di in dei sassi una bacinella di sabbia, se agitate la sabbia, vedete che dopo un po' i sassi vengono alla superficie. Come vedete sono anche molto levigati, perché poi il vento soffia la polvere, che è, diciamo è piuttosto abrasiva. Con questo passiamo ad, per adesso vi ho mostrato quello che Eso ha fatto negli anni 60, 70, 80 e 90. E anche diciamo fino agli anni 2000. Dopodiché, naturalmente, un'organizzazione come questa deve sempre avere un progetto. E vista la scala di tempo che è necessaria per realizzare questi telescopi, prima di aver finito il progetto che sta portando avanti, deve già iniziare a pensare al progetto successivo, perché probabilmente ci vogliono 30 anni per realizzarlo. Quindi, nell'ultima parte eh, della mia presentazione, vi parlerò naturalmente dell'Extremely Large Telescope, quindi il. Con un nome che ancora, diciamo, non è così originale. Noi in italiano siamo un telescopio estremamente grande. Chissà, un giorno forse gli daranno un nome, che è questo. Quello che vedete qui adesso in questa fotografia è una. Il fondo è reale, tutto quanto è reale, la montagna, la strada è reale. Ma il telescopio invece è stato piazzato sopra con un computer, ma è quello che avremo. Eh, purtroppo la pandemia, come tante altre cose, ha ritardato perché il cantiere si è fermato. E, diciamo ha ritardato di più di un anno la cosa, per il, adesso come adesso la prima luce è prevista per il 2027. L'idea della grandezza del telescopio l'avete confrontando sì, con quelle persone che ci sono sulla sinistra e con quel, eh, con quel furgone rosso che vedete lì, poi ce ne renderemo conto eh, meglio. Ah sì, c'è anche un camion che sta entrando lì, diciamo, nel, nel, nell'ingresso. Eh, non potevo, non posso parlarvi di L'ELT senza parlarvi eh, di Roberto Tamai, che è il, il project scientist è italiano e è di Napoli. Lui ha curato anche la costruzione del VLT e gli è stato affidato il compito di realizzare anche l'ELT. Ed è stato gentile perché oggi mi ha dato delle fotografie, le più recenti che ci siano, che, che sto per mostrarvi. Allora, per mettere, le, probabilmente questa fotografia l'avete già, già vista perché ha fatto un giro. Soprattutto diciamo in ambiente italiano. Questo mette a confronto il VLT che avete visto fino adesso, che è nel centro della fotografia, con il Colosseo sulla destra e l'ILT sulla sinistra. Vedete che la cupola raggiunge un'altezza diciamo, che supera gli 80 metri. È Veramente una costruzione enorme, cioè stiamo, stiamo confrontando con uno stadio, è uno stadio coperto, con la differenza che mentre uno stadio non si muove, invece questo, la copertura di uno stadio non si muove, questo dovrà ruotare assieme al telescopio. Ora, questa fotografia mi è molto cara perché raccoglie due cose. In alto a sinistra, vedete il telescopio Galileo del, dell'osservatorio astrofisico di Asiago. Che fino al 1948 è stato il telescopio più grande d'Europa, da un metro e venti, l'abbiamo detto prima: vedete la sua cupola, il telescopio e all'interno non si vede. E quello che vedete in basso a destra invece è una costruzione. C'è stata una manifestazione così anni fa in cui eh, erano dei ragazzi della scuola, hanno usato degli esagoni di cartone da un metro e venti, che sono quelli: cioè ciascuno di quegli esagoni ha uno specchio grande come il metro e venti, che c'è dentro la cupola del telescopio astrofisico di Asiago e vedete che questa è una simulazione di quanto grande sarà lo specchio dell'ILT e vedete che è più grande della cupola che ospita dell'intero edificio che ospita eh, il telescopio da 1,20 m che è stato il telescopio più grande d'Italia. È, è il secondo telescopio italiano e eh, il più grande telescopio d'Europa fino al 1948. Mi è caro perché la mia tesi di laurea l'ho fatta in parte usando quel telescopio da diversi anni fa. Allora, eh, quando ovviamente si è deciso di iniziare il progetto... Eh, di ELT, cosa che succedeva prima che il VLT avesse la prima luce, quindi diciamo i due progetti si sono intersecati. Naturalmente si è cercato un sito. Paranal, che vedete sulla sinistra, questa è una vista dal satellite, era già troppo occupato, non c'è più spazio per, per mettere un, un telescopio di, quel, di, quel, di quella grandezza. Anche perché non volete fare in modo che interferiscano in termini di turbolenza uno con l'altro, no? se uno è sotto vento riceve la turbolenza dell'altro, quindi non, questa cosa non la volete. È stato individuato un altro picco che si chiama Serro Armassone, se lo vedete in alto a destra, vedete anche la strada che è stata fatta per quella per linea scura per raggiungere la sommità e la spirale per salire eh, in cima alla montagna. Questa fotografia aerea li mostra entrambi, vedete in primo piano in basso a destra, vedete il paranal il campo base è un po' in ombra, poi i quattro telescopi, eh, poi vedete un po' sulla sinistra eh, il, il, il vista, il telescopio vista e poi a destra, eh, eh, scusate, a sinistra, verso sinistra si vede appena, poi lo vediamo meglio, si vede appena il Serra Massones, c'è una strada che va su a zigzag, la montagna ancora non era stata tagliata, quindi questo vi dà un'idea. E sul fondo, laggiù in fondo, si vede il vulcano, l'Uyiayako, che ha questo nome strano di cui abbiamo parlato prima. Questo di nuovo mi mostra la conformazione diciamo geologica eh, del, del sito, estremamente secco, vedete non c'è un filo di nulla, assolutamente ci sono solo pietre e lassù in alto vedete la montagna del Serra Armasones, poco più di 3.000 metri, con questa strada che sale a zigzag, erano già iniziati qui i lavori di dove quando è stata tagliata la punta, ma la strada ancora a spirale non era stata costruita. Come potete immaginare siamo a 3.000 metri di altezza, quindi questa ditta che ha lavorato, ha costruito, ha spianato la montagna, è una ditta che normalmente costruisce dighe in mezzo al deserto, si tratta di avere personale a, a che lavora a 3.000 metri di altezza, quindi siamo con tutte le difficoltà che ci sono. Un altro problema è che uno non può fare un'esplosione unica, perché altrimenti la montagna si frattura, non volete... Rovinare la base dove appoggiare questo telescopio, per cui vengono fatte delle perforazioni e delle, delle microesplosioni. E quindi si va via un pezzo alla volta. Si, por si sono portati via 17 metri dall'altezza originale, diciamo al piano di calpestio attuale, che è questo. Mentre la montagna è stata spianata, livellata e costruita una strada che abbia una pendenza, una curvatura sufficientemente bassa. Perché dobbiamo ricordare che là sopra ci, dobbiamo portare circa 800 specchi e tutta l'attrezzatura, tutta la meccanica, quindi che deve arrivare dall'Europa. Quindi serve una strada con un, eh, che, abbia, diciamo, un, un, che sia agevole, che sia facile diciamo, da, eh, da utilizzare. Questa fotografia che mi ha dato Roberto questa mattina è fatta recentemente e anche questa è interessante, questa fotografia qui è fatta poco prima dell'alba, infatti vedete che c'è il cielo ancora stellato, um, sta sorgendo diciamo il sole, forse è appena sorto in effetti, e vedete il Serro Paranale in alto a destra con uno dei raggi laser che esce, quindi si vedono, si vede molto bene, vedete anche legge, si vede leggermente il campo base e vedete qual è lo stato. Quindi è stato costruito, è già gettato completamente l'anello su cui appoggerà, diciamo, la struttura portante. Mentre il telescopio appoggerà in maniera indipendente dal resto, ovviamente, dal resto del, della costruzione, in modo che quando la cupola ruota non faccia tremare anche il telescopio. E questo è, eh, è l'ILT, come sarà quando sarà realizzato e avrà. Eh, come detto, non quattro laser, ma quindi se ne vedono otto perché il campo da coprire è molto più grande. E, e qui ci fermiamo un attimo. Perché? Perché è necessario avere tutti questi laser? Perché quello che succede è che il fronte d'onda di luce che vi arriva, quando avete un telescopio molto piccolo, che ne so, un telescopio da 20 centimetri, il fronte d'onda interessato ha un diametro di 20 cm. Immaginatevi un cilindro che parte dal telescopio ed esce fino a fuori dall'atmosfera. Quello che succede al di fuori di questo cilindro, dell'atmosfera non vi interessa, vi interessa solo quello che succede lì dentro. Siccome questo. Campo è piccolo, potete immaginare che lì dentro tutta l'atmosfera wow. si muove allo stesso modo. Per cui è abbastanza semplice correggere. Al livello che per telescopi molti, molto piccoli, di fatto, la qualità del SING è migliore rispetto a un telescopio grande, proprio perché, diciamo, l'atmosfera all'interno di quella regione può essere considerata stabile. Quando invece il vostro telescopio, il vostro specchio è grande, come mezzo campo da calcio, che è il caso del, dell'ILT. Un pezzo di specchio vede un cielo che è diverso dall'altro, cioè il vostro cilindro è enorme, quindi può essere che la turbolenza che c'è su sul lato destro dello specchio sia completamente diversa dalla turbolenza che c'è sul lato sinistro dello specchio, per cui correggere con una sola stella di riferimento non vi porta a, un, a nessun risultato o a un risultato molto mediocre. Per questo è necessario avere delle stelle di riferimento che, diciamo, coprano più o meno tutto questo grande cilindro di cui ho parlato. E da qui nasce la necessità di averne. A Paranale ne hanno messi quattro, qui ce ne sono otto. E avremo questo, grande, queste grandi spade laser che escono dal, dal telescopio quando useranno gli strumenti con l'ottica adattiva, cosa che succederà praticamente sempre. Questa, di nuovo, è una visione in cui. Vedete la struttura. Eh, questa è una simulazione fatta dal computer naturalmente e si vedono diverse cose interessanti. Vedete, sul fondo la parte riflettente sono questi segmenti di vetro ricoperti di alluminio, quindi questo è lo specchio, diciamo. E vi ricordate quell'immagine fatta all'osservatorio di Asiaga dove c'erano dei pezzi di cartone sono esattamente quelli. Sono quasi 800 <coughs> e vedete la struttura metallica che regge lo specchio secondario. Ora. Chi fra di voi possiede un telescopio, magari molti di voi ne hanno anche costruito uno. Tipicamente normalmente avete uno specchio primario uno specchio secondario. Negli, nei telescopi amatoriali raramente c'è un terzo specchio, cosa che invece c'è nell'ILT. Qui gli specchi in totale sono cinque, e nella, nella figura successiva lo vediamo vedete avete lo specchio qui è tolta tutta la montatura e tutta diciamo la struttura che regge i pezzi soltanto per farvi capire come funziona cioè il campo da calcio di specchi che è quello che raccoglie la luce la fa convergere mentre uno specchio concavo la fa convergere sul secondario il secondario ha 4,2 metri di diametro cioè il secondario è grande è un grosso è equivalente allo specchio di un grande telescopio sulla terra ed è uno, uno specchio convesso, poi lo, lo vediamo. Fa convergere i raggi che passano attraverso eh, l'M4 che ha un buco in centro. Vedete in centro, vanno giù sull'M3, vengono riflessi all'indietro, vengono in, intercettati da M4, piegati su un lato, e poi c'è M5 che manda i, la luce o da un lato oppure dall'altro, quindi a destra, dove c'è scritto Science Instrument Platform, a destra e a sinistra. Le due piattaforme che vedete a destra e a sinistra sono grandi quanto un campo da tennis, ciascuna delle due. Quindi immaginate, anche questo di nuovo vi dà l'idea eh, di, diciamo, di quanto grande questo sia questo telescopio. Uh, lo, specchio, spe lo specchio M3 è uno specchio adattivo, quindi un grande specchio che sarà in grado di deformarsi. In tempo reale, questo lo vedremo meglio. Circa le dimensioni, allora il telescopio peserà 3400 tonnellate. Lo ripeto perché 3400 tonnellate, vedete, avrà un diametro alla base, la piattaforma di 50 metri, un'altezza di circa 65 del telescopio, una massima, diciamo, distanza tra i bordi delle due piattaforme di 70 metri. Nonostante questo, sarà in grado di puntare con una precisione RMS di circa 0,3 arcosecondi che corrisponde più o meno all'angolo sotteso da una monetina da un euro piazzata a 10 km di distanza. Quindi questo, questo è la precisione. Anche questa fotografia me l'ha mandata Roberto e per la prima volta, direi io, nella storia si ha un telescopio, per costruire un telescopio l'industria ha fatto una vera e propria catena di produzione industriale, cioè tutti i supporti che reggono ciascuno degli, dei circa 800, quasi 800 elementi. Deve venire costruito, assemblato, uno deve essere identico all'altro, quindi vedete questi scatoloni sulla destra col timbro di ESO, in cui vengono prodotti questi pezzi in serie praticamente, ed è la prima volta che succede, e poi mandati a ESO. E qui vedete i pacchi dei singoli segmenti di vetro, poi ne vedremo dei singoli, che vengono preparati dalla Schott, che è una ditta tedesca specializzata nella costruzione di, di vetro. 0,2 diciamo, cioè il vetro che, quello che ha un bassissimo coefficiente di dilatazione termica ed è, non si è mai vista una cosa simile, cioè una produzione di in serie di decine, decine in questo caso di centinaia di specchi che poi non sono tutti uguali fra loro perché i vari anelli hanno, sono fatti in modo, in modo diverso e questa è una fotografia di pochi giorni fa fatta qui nel, nel, nell'officina all'interno di quella costruzione rotonda di 39 metri di diametro che vi ho mostrato all'inizio dove c'è l'assembly hall dove vengono fatti i test per i supporti che reggono questi specchi. Dovete immaginare che questi specchi, verranno, la loro forma verrà controllata localmente, perché avete immaginato questo mezzo campo da calcio su una struttura metallica che si muove per puntare le regioni del cielo che vi interessano, gli specchi. Anche la struttura si deforma naturalmente, gli specchi si deformano sotto l'azione della gravità. Avete bisogno di correggere la forma, e quindi ci sono questi attuatori, ciascuno all'interno di ciascuno di questi, eh, di questi specchi. La storia, non finisce qui. Voi sapete che gli specchi. Vanno puliti e rialluminati di tanto in tanto, cioè lo strato riflettente che viene deposto sulla loro superficie si ossida, si copre di polvere, a volte c'è della condensa di umidità che si mischia alla polvere, quindi lo specchio si, si sporca. Quindi questi specchi vanno tolti, certo che vanno tolti, e eh, vanno tolti da là dove si trovano. Ma sono in mezzo a un campo da calcio, quindi vanno prelevati dall'altro con un sistema. Non ci può andare un uomo, ci vuole una, un essere umano, ci vuole una gru che vada dentro e con grande precisione agganci lo specchio con un pezzo di vetro, quindi insomma, non è un pezzo di ferro, lo tolga da dove si trovi, lo sollevi sopra, lo porti fuori. E questo specchio venga lavato, pulito e nel frattempo sostituito in modo che durante la notte non resti quel, questo buco, sostituito con un altro. E questa rotazione. Il piano è di fare ogni giorno la pulizia e la sostituzione di un pezzo, siccome ovviamente ci sono. 800 pezzi, facciamo 900 per fare un conto rapido. Ci vogliono tre anni, circa tre anni, per fare il ciclo completo di tutti gli specchi. Eh, qui a Garking, in questo momento, stanno facendo questi test che vedete qui con questo macchinario che stanno sperimentando per capire quanto precisamente riescono a prendere il pezzo. E dovete immaginare che questi pezzi di vetro sono messi uno vicino all'altro con una sottile fessura fra uno e l'altro, e quindi quando li togliete non devono cozzare uno con l'altro, insomma il sistema è abbastanza complesso e stanno facendo proprio dei test anche con la realtà virtuale, cioè l'operatore che ha questa, questo visore e diciamo, mette e toglie i pezzi. Questi, vedete, i pezzi di vetro come vengono prodotti alla shot sono inizialmente sono dei pezzi rotondi vengono lavorati da macchinari rotondi, vengono lavorati sulla superficie e poi vengono tagliati in esagoni, poi vengono impacchettati ciascuno nel proprio, nella propria cella e montati e portati fuori. Qui vedete un esempio finito, questo sono io nel laboratorio. Io, non, A essere onesti non ho molto a che fare con queste cose, qui ero ospite come uno e molti altri e mi hanno permesso di andare a guardarli, a guardarli da vicino, proprio qui dove li assemblano. Questo è lo specchio M2, che dice, abbiamo visto che è uno specchio convesso, che è quello che viene appeso lassù in alto, a circa 50 metri, cioè è a, a un'altezza tremenda rispetto allo, allo specchio principale, è oltre 4 metri di diametro, lo vedete, è molto sottile e sulla, nella prossima slide vedete anche la struttura che lo sosterrà, al lo specchio verrà attaccato. Questo invece è M3. Eh, M3 appunto lo vedete è questo specchio con questa struttura molto, molto particolare e qui vedete il supporto di M4 prima mi sono sbagliato dato che M3 è, attivo, è adattivo invece M4 che è adattivo a tutti questi cilindri e questi attuatori quelle cose rosse lo specchio è appoggiato di sopra e questi in tempo reale lo fanno deformare gli fanno cambiare la forma è Uno specchio molto sottile lo vedete qui montato tra l'altro M4 è quello che è anche scusate, questo è è quello che ha anche il buco nel centro da cui passa la luce poi diciamo da una parte e poi viene riflessa quando torna indietro e anche questo vi dà un'idea delle dimensioni, vedete i due, i due esseri umani che ci sono sotto, la piattaforma da un lato, e poi col CAD ci hanno separato il telescopio, vedete che ha queste grandi due ruote che appoggiano di là, che sono quelle che poi gli permetteranno di fare il movimento in altezza, mentre tutta la piattaforma di eh, sinistra gli permette il movimento azimutale, quindi è possibile con i due movimenti combinati coprire ogni regione del cielo. E questo è un particolare della struttura metallica. La struttura metallica, dobbiamo esserne fieri, viene costruita dalla Cimolai, che è una ditta italiana con sede a Pordenone, in di Venezia Giulia, che è specializzata in costruzioni metalliche di, di alta tecnologia. Ha fatto anche la, la copertura dello stadio di Tokyo, ma ha anche fatto il sarcofago della centrale di Chernobyl. Quindi, diciamo, è specializzata a fare cose di alta tecnologia in metallo. In questo momento sta sembrando. I pezzi, questi pezzi metallici che reggeranno la struttura. Ora un breve accenno a quello che faremo con l'ILT, eh, lo, lo voglio fare. Allora mi ero ripromesso all'inizio e sono, credo di esserci riuscito, di non aver messo nessuna parola scritta nelle slide, nessuna formula e nessun diagramma, perché volevo che fossero le immagini e il mio commento a raggiungervi senza altri, eh, senza altri eh, accessori. E avevo però promesso a, Lu, a, a, a Luigi che qualcosa sui progetti scientifici l'avrei detto, anche se questa sera ho preferito restare proprio sull'aspetto così tecnologico e anche sul significato che eh, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica ha in termini di investimento e del ritorno che ha, perché eh, è anche un'istituzione un che fornisce training, fornisce lavoro a... L'ESO ha al momento 740 dipendenti, una cosa che non ho detto, quindi è una piccola industria ed è l'organizzazione eh, per l'astronomia da terra, non per quella spaziale, ma per l'astronomia da terra è l'organizzazione più grande del mondo. La gran parte del personale sono ingegneri ottici, elettronici, optoelettronici, meccanici del software ed essendo un'organizzazione internazionale dà lavoro a personale che viene da tutti gli stati europei. Questo naturalmente crea un ambiente estremamente diverso, nel senso di diversificato, in cui anche i giovani trovano quelli che hanno desiderio diciamo, di, di intraprendere una carriera scientifica, soprattutto di tipo sperimentale, trovano il posto per poter realizzare questi desideri, questo desiderio, questa passione, così come l'ho fatto io. La missione scientifica di ESO è quella di costruire ed operare grandi telescopi da terra per poter eh, rendere possibile alla comunità europea di essere competitiva con gli altri. Questa era la missione, da, è il punto da cui sono partito quando ho iniziato questa conferenza. Quando vi ho mostrato quella fotografia in cui c'era Jan Hort e questi astronomi che si sono messi giù assieme a pensare come e dove avrebbero potuto realizzare questo telescopio e da quell'idea seminale siamo arrivati al punto in cui l'Europa è leader nella costruzione del telescopio che sarà il più grande telescopio al mondo e resterà tale per molti anni. Ci sono due progetti americani, entrambi sono più piccoli entrambi sono molto più indietro in termini di avanzamento. La competizione è sempre una buona cosa, però in questo caso per fortuna saremo una volta tanto, saremo i primi e col telescopio più grande. Che cosa ce ne faremo di questo telescopio? Beh ci sono moltissime domande a cui vogliamo dare una risposta. Ovviamente un telescopio così grande permette di osservare oggetti estremamente deboli e quindi oggetti estremamente lontani. E come sapete, osservare oggetti lontani, siccome la velocità della luce è, è grande, ma è quella che è, osservare indietro eh, nel, nello spazio vuol dire anche guardare indietro nel tempo. E quindi si, faranno, si farà un grande passo avanti in termini di, delle scoperte che si potranno fare. Riguardo all'origine dell'universo, soprattutto alla formazione delle galassie, ma non solo: un, un telescopio di queste dimensioni, con questo potere risolutivo, grazie all'ottica adattiva, ci permetterà di osservare i pianeti extrasolari, quindi pianeti che circolano attorno a stelle che non sono il Sole, e addirittura con molta probabilità, almeno dei più vicini, di, fare, di ottenere la spettroscopia, cioè di fare l'analisi chimica delle loro atmosfere. E queste, con questo, come potete immaginare ci porta nella direzione di capire se queste atmosfere o, o, hanno eh, materiale organico e quindi diciamo se possono, potranno o ospitano la vita insomma, quindi questa sarà una delle grandi domande. E poi ci sono molti problemi aperti nell'evoluzione stellare anche addirittura all'interno del sistema solare, uno diceva un telescopio così grande sì no, all'interno del sistema solare ci sono molti corpi molto piccoli soprattutto verso le zone esterne del sistema solare, verso la nube di Ort, per tornare al, al nostro padre spirituale in qualche modo, che non si possono osservare con, con telescopi molto piccoli. La formazione delle galassie, la formazione delle stelle, la dinamica delle galassie, ci sono moltissimi problemi aperti. E poi in astronomia, per fortuna, resta sempre questa grande componente dell'ignoto, quindi nessuno quando costruisce un telescopio sa esattamente quello che vedrà. L'esempio di Galileo è, diciamo, è, il più, è il più chiaro di tutti. Galileo costruisce un telescopio copiando l'idea o elaborando e migliorando l'idea di qualcun altro. Gli viene la grande ispirazione di puntarlo al cielo, cosa che nessuno aveva fatto prima. Non sapeva quello che avrebbe trovato. Non ha costruito un telescopio perché voleva dimostrare qualcosa. Punta il telescopio e fa un numero di scoperte che non si aspettava. Scopre che la superficie della Luna è piena di montagne, scopre che Venere ha le fasi, scopre che il Sole ha le macchie solari ruota su se stesso, scopre che la Via galattea non è una cosa, una cosa lattiginosa, ma è una, una, ha un'abbondanza, sono tutte stelle quelle che vede e prima non lo sapeva. Pubblica il Siderius Nuncius che è destinato a rivoluzionare il modo in cui vediamo il mondo. Ma prima non lo sapeva. Ed è così ogni volta che costruiamo un telescopio grosso. E certo, quando costruiamo un telescopio così grande abbiamo bisogno di avere dei soldi, dobbiamo dimostrare questo telescopio costa più di un miliardo di euro per intenderci. Quindi bisogna dimostrare a chi ti dà i soldi che hai un'idea abbastanza chiara di quello che te ne vuoi fare. Resta però ed è inevitabile, e per fortuna è così: resta una parte che non sappiamo. Il telescopio punterà da qualche parte a un certo punto. Vedremo delle cose che non ci aspettavamo. Forse le teorie che avevamo in mente verranno, eh, si proverà che sono sbagliate e vedremo delle cose che non abbiamo mai visto prima, come ha fatto Garibaldi. E su questa nota, io vi lascio, finisco, poi se ci sono delle domande, naturalmente sarò contento di rispondere. Eh, trovate tutte le immagini che vi ho mostrato, eh, le trovate tutte sul sito di ESO www.eso.org e poi c'è un sito che si chiama ilt.eso.org che è specifico, dove c'è materiale di autrice, ma soprattutto vengono date delle spiegazioni molto semplici su ciascuno dei suoi componenti e anche sui casi scientifici. Per cui andate, guardate, scaricate tutto quello che vi serve. Vi lascio con questa ultima slide, che non è una slide di ESO, ma è una fotografia che ho fatto a un topolino che ho letto quest'estate dove Paperino dice, ma da qualche giorno mi sto dedicando all'osservazione astronomica, e Paperone gli dice, bah, l'ennesima perdita di tempo degna di te. E su questa nota vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Nando. Adesso sto guardando se, se sono arrivate delle domande. Su YouTube non vedo niente. Facciamo un, un applauso sì, virtuale, anche se non, non possiamo sì. applaudire tutti insieme, comunque l'applauso ci sta. Ecco. Io ho, mi è rimasta una curiosità, mh, probabilmente me lo sono perso, ma il primario anche lui è adattivo o è solo il quarto che è, che è attivo? Scusa? Allora, il, sì, il quarto, il quarto è adattivo nel senso che vibra okay. a una frequenza di centinaia di volte al secondo. Invece il primario è attivo come quello di NTT, oh diciamo, be, il concetto. Okay. Resta... Solo la differenza è che ciascun segmento singolo viene controllato per, per conto suo su scale piccole, diciamo. Quindi viene corretto sia, diciamo, nella sua orientazione globale, ma anche nella sua forma. Ma non in tempo reale, cioè la correzione tipica come al VLT, diciamo, dell'ordine di qualche volta al minuto, quindi una, okay. una correzione lenta. Grazie. Eh, Nando una domanda hai eh, detto che i lavori adesso sono fermi per via della penso della pandemia, no? Eh, C'è un'idea eh, di quando <coughs> potranno riprendere. Eh, sono contento di annunciare che sono appena ripresi, oh. eh, di, di fatto, non hanno ancora raggiunto il, il mass, la massima diciamo, presenza sulla montagna, ma si, ci stanno avvicinandosi e hanno iniziato tre, due o tre settimane fa. Quindi si è in ritardo circa di due anni, via, ma, mal contatti. Sì, purtroppo sì, tutta la. Dal, perché dal momento in cui è iniziata la pandemia in Europa c'è stato un certo ritardo prima che arrivasse in Cile, però il Cile è stato colpito soprattutto nella fase iniziale in forma abbastanza seria perché il sistema sanitario, eh, diciamo, non è quello europeo, quindi eh, diciamo ci sono dei problemi in particolare. Eh, gli osservatori l'osservatorio è rimasto chiuso e c'è stato un caso di positività subito nel personale è stato chiuso tutto abbandonato tanto che anche diciamo qui in Italia poi i lavori si sono rallentati a, alla cimolai per, per gli stessi motivi poi loro hanno ripreso e si sono accumulati si accumu, sono accumulati pezzi di ferro diciamo sono rimasti lì non venivano mandati in Cile perché poi immaginate lo no, avevano caricato su una nave probabilmente a Genova e poi se ne vanno, devono attraversare il canale di Panama, però siccome dall'altra parte tutto era fermo, sono rimasti in Italia Ma però è... ad adesso diciamo, l'attività è ripresa, sì, diciamo un anno e mezzo 18-24 mesi di ritardo è ripresa anche l'attività scientifica oppure soltanto questa diciamo, attività edilizia chiamiamola così no, osservato gli osservatori tutti e due gli osservatori la SIA e Paranal sono rimasti completamente chiusi per sei mesi Completamente evacuati, e l'osservatorio, diciamo, è stato messo, cosa che non era mai successa prima, no, no, è, stato, è stato proprio tutte le cose sono state spente. Perché diciamo, c'è una certa parte della strumentazione che ha bisogno di stare a temperature criogeniche, ci vuole tipo una settimana per portare a temperatura ambiente e una settimana per riportarla in operazione. E diciamo. Di solito questa cosa non viene mai fatta. In questo caso hanno dovuto evacuare tutto quanto, quindi hanno dovuto riscaldare gli strumenti. L'osservatorio è stato messo in uno, sta, in uno stato di, diciamo di ibernazione. Tanto che quando è stato riaperto, eh, i telescopi non erano mai stati disegnati per restare fermi più di qualche ora. Perché i telescopi appoggiano praticamente ci sono due lastre. Metalliche una sopra l'altra con un olio tenuto, a, con olio tenuto a pressione fra una e l'altra, quindi girano così. E quando tu spegni tutti i sistemi idraulici, le due piastre, l'olio viene tutto schiacciato fuori naturalmente, le due piastre restano aderenti una sull'altra. Il timore dopo sei mesi era che si fossero, a detta così diciamo brutalmente, si fossero incollati. no? In perché il sistema non era, cioè non c'era nelle specifiche. Che un telescopio dovesse stare fermo per sei mesi e che succedesse questa cosa. In realtà è andato tutto bene. Li hanno fatti ripartire uno alla volta col personale estremamente ridotto sulla montagna, quindi operavano un solo telescopio e avevano sulla montagna 30 persone anziché 130, quindi questo ti dice, cioè erano veramente al minimo, operavano un solo strumento anziché tre, che ogni telescopio ha tre strumenti. E quindi si è andati avanti diciamo, facendo ripartire un telescopio alla volta. Nel giro di sei mesi hanno ripreso a, a, a farlo. La, camp la campagna vaccinale in Cile inizialmente è andata molto bene, eh, la, il Cile ha fatto un accordo con la Cina, quindi loro avevano il vaccino cinese. Hanno ripreso prima di noi, in sostanza, hanno ripreso prima di noi. Tuttavia, siccome il sistema sanitario è quello che è. E diciamo l'osservatorio doveva garantire la sicurezza tipo ad Antofagasta: c'è un posto di terapia intensiva, un posto di terapia intensiva. Quindi non poteva, non poteva garantire questa cosa. Quindi, poi i voli, anziché volare con le compagnie di bandiera, volavano con dei voli charter per poter permettere. E avevano un permesso speciale dal governo cileno, cioè potevano, anche quando c'era il lockdown a Santiago, potevano operare. Quindi, sì, l'attività scientifica è rimasta completamente ferma per sei mesi e poi è ripresa, adesso, in questo momento, mentre parliamo, è praticamente tornata alla normalità. Beh, questo è positivo. Casomai uno dei gruppi, i nostri gruppi astrofili volessero eh, lanciarsi verso una gita, è possibile. È possibile. Beh, è già una... è già beh, un sperando di uscire un po' da questa epidemia che ci sta un po' tormentando, direi da due anni. Eh, lo speriamo tutti. Non so, Marco, se ci sono altre eh, domande. Ma guarda, mh, a parte vabbè, gli applausi e i complimenti, ne vedo una che chiedeva la lunghezza focale di questo telescopio. Mi sembrava l'avessi detto, adesso non mi ricordo il numero: 130? Eh sì, 100, no, 130 è la lunghezza focale del, del VLT. Mi cogli impreparato okay. per quello che riguarda l'ILT, ma te lo posso trovare e poi te lo dico. Ok. Immagino, lo sia più, immagino sia più grande di così. Bene, io a questo punto lascio la parola a Luigi per, per i saluti finali e grazie ah. a tutti. Ci sentiamo alla prossima. No, intanto eh, sì, una, co una cosa che non, non avevamo detto prima, che eh, c'erano diversi studenti del Liceo Cassini che hanno seguito la, la, questa conferenza, per cui non so se vogliono mandare qualche domanda o hanno qualche curiosità anche loro. Nel frattempo ho la risposta eh, alla che, domanda. Che si facciano avanti. Nel frattempo la risposta alla domanda. La lunghezza focale dell'ILT è 743 metri. <ride> ecco, anche, questo, anche questo ti dà un'idea se pelo lo superiore, superiore sì. quindi per gli astrofili possono pensare con i classici oculari che hanno quanti ingrandimenti farebbero <ride> sì. magari con un 10 mm no, una eh. domanda che ti volevo fare eh, abbiamo visto Diciamo il James Webb che è partito qualche settimana fa, progetto importantissimo, interessante, atteso, sviluppato da, da moltissimi anni, però con un costo, diciamo, altissimo, almeno rispetto a un LT che rimane a terra, lavora per molto più tempo, è accessibile, negli anni potrà cambiare gli strumenti, averli aggiornati, eccetera. Cioè. Com'è la competizione diciamo, fra telescopi a terra e telescopi eh, Diciamo che non è una competizione, ma è una sinergia, perché, come dicevi tu, okay, da, a terra il vantaggio è che puoi costruire una cosa molto più grande, puoi intervenire facilmente, non serve che mandi, e poi a James Webb, a HST era possibile mandarci lo shuttle con gli astronauti, eh, con gli, gli astronauti. a JWST, siccome a L2 ed è in tanta malora... Non ci, non ci si può andare proprio, cioè non ci si può sostituire, non si possono fare degli upgrade, non si può fare niente. È una missione destinata a durare cinque anni, magari qualcosa di più, quindi è una cosa che va proprio per conto suo. Però ha un telescopio che è molto più piccolo, un telescopio da quattro metri, per l'amor di Dio, come telescopio spaziale è enorme, diciamo non si è mai mandato nello spazio niente di così grande, però fa delle cose che da terra non si possono fare, cioè abbiamo da terra abbiamo l'atmosfera la, di mezzo e quindi che ci limita in, per svariati motivi, ma soprattutto nel caso di JWST eh, taglia completamente le frequenze infrarosse. Quindi quello che JWST farà dallo spazio è semplicemente impossibile da terra. Quindi quello che uno deve fare è dire ok, c'è un telescopio, ottico vicino vicino infrarosso enorme da terra, c'è un telescopio infrarosso nello spazio, devo cercare di osservare gli stessi oggetti o fare delle cose che siano sinergiche, cioè in modo soprattutto durante la fase di sopravvivenza di JWST, poi vabbè, poi sarà quello che sarà, JWST lascerà una grande eredità e andremo avanti a osservare target di JWST per molti anni, ma mentre sono vivi entrambi. Sarà importante e fondamentale avere una sinergia ed è per questo che anche assieme ad ALMA, cioè al grande, il più grande radiotelescopio sulla Terra, si sta cercando di creare un canale unico per la sottomissione dei progetti scientifici in modo che uno può applicare simultaneamente a... A al JWST, all'ILT e diciamo ad Alma, in modo da garantire una copertura con una grandissima, eh, con un grandissimo range di lunghezze d'onda, no? che va dalla radio all'ottico vicino a infrarosso fino allontano a infrarosso. Quindi diciamo, hai una, 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 una vera e propria sinergia. No? quindi non è una competizione, è ovvio e lo dici bene che è, è costosissimo, eccetera, eccetera, cioè che costa più di dieci volte tanto a parità di diametro poi non c'è confronto però lo ripeto farà delle cose che noi da terra non potremo fare e noi con gli LT faremo delle cose che jwst non potrà fare perché è un telescopio piccolo quindi sono, è l'unione che fa la forza sembra una frase trita ritrita, ma è così è l'unione che fa la forza hai parlato di riflettere <in di televisione> adesso per rispondere alla domanda ma Forse ci potrai dedicare una, una serata per parlare dei radiotelescopi in Cile. Certo, stasera volutamente non vi ho fatto neanche vedere neanche una fotografia di Alma. Alma è uno dei, diciamo, noi siamo ESO, uno dei membri del, del consorzio di Alma, Alma è il più grande radiotelescopio della Terra, a Chajnantor, diciamo, a 5.000 metri di altezza, è un soggetto estremamente interessante. Sarò contento di parlarvene, ma ci vuole proprio una serata solo per quello. Eh, sì, non dovevi, non dovevi citarla perché così ho subito preso la, la palla al balzo. Ecco. Hai fatto bene, ciao. Volevo spiegare una cosa particolare. Rinaldo, Rinaldo Querolo, uno diciamo, dei nostri amici dell'osservatorio astronomico di Sestri, mi ha scritto che è uno di, de, 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 dei motori di quei telescopi. È stato costruito da un'azienda proprio di Genova Sestri Ponente, quindi possiamo dire che, che siamo internazionali anche noi. Bravi, complimenti alla ditta che l'ha costruita. Dovrebbe essere Face Motion, mi sembra che, che si chiami. Mm -hmm. Sì, abbiamo, va detto, diciamo un pochino di orgoglio nazionale non fa mai male, soprattutto nella tecnologia. Va detto che diverse cose, anche lì al VLT, la struttura, la cupola, sono state costruite da dall'Ansaldo. Adesso la Cimolai costruisce gli altini, sono cose di grande prestigio, per cui l'Italia resta un partner importante anche nella costruzione degli strumenti, insomma i nostri osservatori Firenze, anche Trieste, Milano, Roma contribuiscono in maniera padova, in maniera molto rilevante al progetto, alla costruzione, al testing, al commissioning, diciamo e poi all'utilizzo scientifico di questi strumenti, certo. Volevo dire che abbiamo un, uno spettatore particolare stasera, Nando, perché abbiamo Isaia che sta seguendo proprio dal Cile. Oh. Hola. Non so se, Isa, se si può abilitare Letizia, se puoi abilitare Letizia, non so se mi sente oh, o no, dovrei... Sandro, qualcuno. Sento, è abile sì. e parlabile. Isaías ah. è un è laureato in astronomia ed è in Cile in questo momento sì, sì, sono vicino a Santiago non no proprio a Santiago che chiedevano lì a, a, alla chat eh, complimenti Nando parli abbastanza bene l'italiano eh? sì <ride> muchas gracias che tal? bene, bene qui stavo. Pro proprio ricordando, due semanas fa sono andato vicino a la silla ad observar el cometa Leonard. Eh, Porque de la ciudad praticamente no se si riusciva a vedere, y eh, e mi sono scappato el fin de semana, proprio de Capodanno, ad observar al, al deserto, a occhio nudo, anche con, con i prismáticos. Entonces, cuando tú estabas contando todo quello del cielo, yo <ride> me estaba haciendo proprio. Il Il ricordo da due, da due fine settimane fa che sono stato lì. Bravo. Piacere di conoscerti. E anch'io. Eh, ci sono qualche altra domanda, Marco? Hai raccolto altre domande? Da... Stavo guardando, ma direi di no. Direi di no. Bene, eh, non so lascerei la parola a Gigi, abbiamo, presidente dell'associazione Polaris se vuole fare un saluto. Bene, astronomo proprio in ah. Bene. Eh, io ringrazio, sono Gigi Bernardi, dell'Associazione Polaris, il presidente. Ringrazio Nando per il bellissimo viaggio che ci ha fatto fare. Sia nella natura che nella tecnica, nel, nel futuro, nella scienza, è una cosa bellissima. E è anche un motivo di orgoglio per l'Unione Europea, sapere che abbiamo una, una, una cosa così bella, così, così importante e, e così avanzata anche rispetto a tutto il resto del mondo e eh, niente spero che riusciamo a organizzare se non altro una visita a monaco perché è più vicino poi vedremo per il deserto di apprendimento <ride> certo. <ride> ringrazio tutti i partecipanti ringrazio il gruppo Astrofili Savonesi che savonesi con cui collaboriamo per questa bellissima rassegna e, eh, grazie se vuole prendere la parola anche a Sandro ma <ride> ha già chiacchierato sono, sono già intervenuto mi hai tolto un po le parole la presentazione è stupenda e diciamo appassionata di che ci ha fatto Nando perché mi pare che al di là degli aspetti professionali eh, ci ha lasciato un pezzettino di cuore facendo e ci ha fatto desiderare di vedere questi, questi paesaggi strepitosi, ehm, viene voglia di andare a visitare. Tante però a trovarti a Monaco che è decisamente più vicino, <ride> eh, decisamente più vicino. quindi ti ringrazio veramente eh, tantissimo, ovviamente a nome del gruppo Astrofili Savonesi, ma eh, penso di, eh, anche mh, a nome di tutti i partecipanti che non sono soltanto partecipanti. E soci, ma sono anche partecipanti che sono intervenuti per l'occasione questa sera. E quindi ringrazio te anche da parte loro, da quelli che non sono né soci del gruppo Astrofili né soci dell'Associazione Polari, Astrofili Polaris. E, e, e spero di rincontrarti di nuovo, quantomeno per parlare di ALMA. Giusto così, come si direbbe fuori verbale. Mi eh. è stata una richiesta eh, da, sulla chat, a me, personalmente. Mi chiedono: ma chi è la di chi è la fotografia che vediamo là dietro? Eh, scusa, è eh, una pura curiosità. Poco Sono... Sì, sono molto contento di dirvi chi è, perché è un vostro conterraneo, è Riccardo Giacconi, mm. premio Nobel per la Fisica, sì, sì. Ex, ex direttore di de, ESO ed è stato sotto la sua direzione che il VLT ha, ha preso il volo. E io quando l'ho conosciuto, io ero uno studente ed è rimasto è uno dei personaggi che è rimasto più così impresso come esempio e ho la sua fotografia appesa qui. Eh, grazie di aver... Riccardo Giacconi è nato a Genova, per questo, per questo diciamo, è il vostro conterraneo, era nato a Genova. Bene, direi che se non c'è nient'altro potremmo chiudere la diretta su. Diamo l'appuntamento. Ah, giusto, giusto, giusto. Diamo l'appuntamento di... sì, ecco il lì. 18 febbraio per la prossima spazio per tutti. E... Possiamo chiudere il collegamento di YouTube e chi vuole può restare su Zoom ancora magari per finire le chiacchiere. Io ripeto solo l'applauso che ho fatto per iscritto a Nando che è, è, è stata una conferenza interessante ed è un bravissimo relatore fluente, piacevolissimo da, da ascoltare e Grazie. speriamo di risentirti. Vi saluto. Grazie, grazie, ciao. Grazie. ciao. ciao. Sì, nando, io ben volevo ben farti ben una nando. domanda che non c'entra niente con l'astronomia. Volevo chiederti come si vive lì, isolati dal resto del mondo? Com come si lavora? Come sono i colleghi, i rapporti? Cosa si fa? <ride> è, una, è un ambiente, come puoi immaginare, un ambiente molto particolare. Eh. Diciamo la vita è molto faticosa perché il clima diciamo, non aiuta e devi passare al turno di giorno al turno di notte, le notti sono, soprattutto diciamo, nell'inverno australe, le notti sono molto lunghe, si lavora da, dal crepuscolo al crepuscolo, da twilight a twilight, si dice, e si deve essere in cupola mezz'ora prima del tramonto e normalmente si va via dopo, la, dopo che il sorgere del sole l'umidità è molto bassa quindi diciamo si hanno spesso dei disturbi così di respirazione i primi giorni poi uno si deve acclimatare all'altezza perché passi dal livello del mare di Antofagasta in poche ore a 2600 metri nelle prime notti fai un po' di fatica. Naturalmente, quando sei lì, dopo qualche giorno si crea questa. Sì, sembra di essere in una missione spaziale, cioè più che spaziale, sembra di essere su Marte, quindi perché non c'è nessuno in giro, non c'è nient'altro, non c'è granché da fare. Diciamo, L'organizzazione ha: c'è la sala da musica, c'è la piccola piscina, hai visto, c'è il, il, il cinema, ogni, fanno ogni sera c'è il cinema per andare a guardare la televisione. E si crea, diciamo, questa, questo spirito di gruppo, no? Soprattutto fra gli astronomi che non si vedono di giorno, si vedono soltanto di notte, poi si mangia assieme, viene, si va giù alla mensa, poi a mezzanotte viene portato su qualcosa da mangiare. E qui c'è questa atmosfera estremamente. Monastica, cioè sì, a me sembra, almeno vista così un po' monastica, no? eh, Poi ci sono personaggi che hanno caratteri diversi e gli spazi diciamo, sono limitati all'interno fuori, invece, gli spazi sono praticamente illimitati. È vero che uno non può muoversi con tanta libertà perché deve sempre quando vai fuori dai sentieri o dalle strade, devi portarti la radio, deve sempre dire dove sei, sei comunque in un posto del tutto, diciamo, inospitale, non c'è acqua, c'è veramente ostile. Sì, veramente ostile però è straordinario. Allora io non ho fatto migliaia di noti, ci, ci sono delle persone che hanno fatto migliaia di noti, io ne ho fatte qualche centinaia in tutto, quindi io sostanzialmente lavoro qui e diciamo vado in Cile, andavo prima della pandemia due o tre volte all'anno e facevo magari dieci noti di fila, ma chi ha fatto migliaia di noti, diciamo questa cosa dopo un po' inizia, inizia a essere pesante, immaginare ah, che... Sì. Prendi l'aereo ai turni, no? fai, tu fai dieci giorni sulla montagna e otto giorni di riposo. Dieci giorni sulla montagna e otto giorni di riposo a Santiago. Quindi, diciamo, chi ha famiglia, chi ha diciamo, anche così la vita sociale un po' così strappata, eh, no? se vogliamo. Tuttavia, quando esci fuori la notte, non ha importanza quante volte lo hai visto quel cielo, ti... cioè è uno spettacolo che non si, che non si può raccontare. No? Sempre non si può come raccontare. se fosse la prima volta. Sì. Sì, E poi c'è questo, questo fortissimo contrasto fra l'alta la, la, tecnologia, no? avete visto tutto questo, e l'estrema semplicità del deserto. Perché nel deserto c'è solo il suolo e il cielo, e veramente lì splende sempre, il sole c'è sempre. Di giorno il sole è accecante, e il deserto di Atacama non è come il deserto del Sahara: quindi non c'è una grande differenza di temperatura fra il giorno e la notte, proprio perché l'umidità diciamo, è molto bassa, ma anche perché la conformazione è un deserto roccioso, non è un deserto sabbioso. Per cui di giorno, cioè batte il sole, picchia in una forma no? cioè, è estremamente accecante, i colori sono sempre molto accesi e questa natura cruda e crudele, no? questi, questi colori, ma non c'è assolutamente nessuna forma di vita, neanche insetti, niente. No? Ed è curioso, nei posti in cui gli scarichi dell'acqua vengono fuori, nasce la vegetazione, perché il, ter il, il terreno è estremamente, estremamente fertile. Per cui sì, sì... È un posto molto strano, io dico assomiglia più a Marte che alla Terra, veramente è un posto molto strano. E poi, uno si fa quando sei lì. Sì, ed è spontaneo farsi delle domande. No? insomma, come una cosa ci stiamo, più di quanto ti venga da fare quando sei qui, no? cioè che vai fuori qui. E in questo momento qui, oggi, qui a Garchi, è nevicato. Cioè, poi vedi un sacco di gente, un sacco di persone, no? Io ricordo quando torni dopo la montagna e vedi tutta questa gente in aeroporto a Santiago, Santiago è una grossa città, una metropoli, inizialmente fa una certa, una certa confusione, cioè, una, un po' di fatica. Però sì, dai, detto in poche parole, è, è bellissimo, è bellissimo. È una bellissima esperienza. Sì, decisamente. Posso? Certo. Sì, volevo chiederti, tu lavori sulle supernove, no? L'ho sentito all'inizio. Cosa puoi raccontarci su, su questa supernova che, che hanno visto, eh, diciamo, prima la, la stella gigante, gigante rossa e eh, che l'hanno visto diventare una supernova? Sai qualcosa di quello che... No, non, so quale, non so esattamente a quale ti riferisci, ma diciamo, è. è, diciamo è una... 2020 TLF. Ah, non mi dice granché, sai che mi, <ride> mi occupo molto di più di supernove di tipo 1A, questa è una supernova di tipo, una core collapse diciamo, no? io non, ignoro i dettagli quindi non saprei okay. risponderti a questa domanda. Quello che posso dirti è che diciamo le supernove di tipo core collapse molto spesso, cioè la gran parte di queste viene da oggetti da stelle molto massicce, e la, una volta si, si diceva sempre: sono delle gigante rosse. Una esplosione che avviene al, alla base, del, base dell'inviluppo di idrogeno di una gigante rossa: quindi il nucleo collassa. Poi si forma la stella di neutroni, il buco nero, c'è cioè un'onda d'urto che si propaga verso l'esterno e questo lancia fuori il materiale. Ora il caso specifico di questo oggetto, devo dire, è vero? No, no, claro. sì, sì, ho capito, ho capito. Che questa, questa stella l'hanno stato osservando prima de, de che diventasse supernova. Per, per ah, quello. quindi hanno visto, hanno visto il progenitore e poi la sua sì. che è una cosa che diciamo, conferma quello che si, ci si aspettava, diciamo, però è una cosa importante, naturalmente. Sì, sì. Grazie comunque. Perché questa è una cosa importante, perché normalmente quello che uno fa non sai dove che una stella esploderà, non lo sai. Quindi quello che fai per capire cos'era prima, vai a guardare nel tuo archivio di immagini se ci fosse per caso un'immagine fatta di quell'oggetto prima che esplodesse. Ovviamente, siccome i progenitori, cioè la stella prima era molto più debole della supernova, molto spesso le immagini che hai non mostrano niente. Ci sono stati dei casi in cui qualcosa si è visto e si è Capito che dovevano essere delle stelle giganti rosse, comunque delle stelle giganti. In questo caso, da quello che capisco, invece, c'è un'evidenza dire diretta in cui si è visto l'oggetto e poi lo si è visto esplodere. Grazie. Ho lasciato il, il paper lì nel, nella chat, che ho scaricato appena oggi, quindi non le ho lette ancora. Dove lavori tu? Alla Università Santa Maria, a Valparaiso. Ah, Valparaíso, capito. C'è diversa gente in Cile che si occupa di supernova sai, anche un mio ex studente che insegna all'Andres Bello a Santiago, si chiama Giuliano Pignata, ad esempio. Ah tu, sì, lo, lo, lo conosci. conosci. Ecco, lui era un mio studente tanti anni. Il mondo è piccolo, soprattutto quello astronomico. Certo. Ai giovani ragazzi del Cassini che stanno adesso, si stanno approcciando adesso a questa nuova scienza, che cosa consigli? Che cosa suggerisci? Cosa suggerisco agli studenti? Che ah, se, sì. hanno, che se <ride> hanno la passione per l'astronomia, che non l'abbandonino mai, che è la cosa più bella del mondo. Di essere curiosi. Sì, la curiosità è la prima cosa, la curiosità è la prima cosa, mai smettere di farsi domande e affrontare la realtà sempre con lo spirito critico, mai bersi quello che ti dicono gli altri fino a un certo punto e cercare di scrivere una propria pagina, magari neanche una pagina, ma qualche riga sul libro della scienza, sì, perché no, dai, l'immortalità. Ci sono molti modi, diciamo, la scienza non è l'unica cosa, l'astronomia non è l'unica scienza, però siccome io sono di parte, vi dico che la scienza è... In realtà la scienza è tutta interessante allo stesso modo, no? cioè, nasce da questo, da questo desiderio e che è anche io... Io mi sento no? di sottoscriverlo pienamente. <ride> Luigi, sembri un robot. La <ride> scienza è meravigliosa. Poi l'astronomia comunque abbraccia tutti i campi: eh. la tecnologia, la biologia, veramente <ride> è una cosa meravigliosa, senza, senza limite di, 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 di fantasia. È stupenda. Sì, ma soprattutto diciamo, con gli sviluppi recenti e l'esobiologia, la ricerca dei della vita su altri pianeti, diciamo, ci stiamo avviando appunto, in, in una direzione in cui diventa tutto molto multidisciplinare, no? la fisica delle alte energie, la fisica delle particelle. Adesso con le onde gravitazionali si è aperto un altro capitolo che prima diciamo, no? ci sembrava proprio impossibile, no? sembrava una cosa impossibile. Eh, lo studio dei buchi neri, poi chissà, chissà che cosa ci porteranno gli anni successivi. Ecco la fortuna di voi giovani è che vedrete delle cose. Questo era vero anche per noi rispetto alla generazione precedente, ma vedrete delle cose che noi umani non abbiamo Non, abbiamo <ride> non possiamo neanche immaginare, immaginare eh, <ride> per citare adesso un capolavoro quanti, quanti italiani lavorano lì in, in quella struttura che ci hai fatto vedere come nella prima slide. In totale siamo circa al 10-12%, diciamo del, 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 del totale, quindi siamo nell'ordine 70-80 italiani, in totale. Sì. Molti, ci sono molti ingegneri, eh, ci sono diversi astronomi, ci sono diversi astronomi, ma siccome l'Eso è composto per il personale di ESO per la gran parte dei ingegneri, sono ingegneri, molti ingegneri anche sul lato cileno. Eh sì, io ho un tesista che ha avuto nel passato lavora, ma lavora all'ESA adesso eh, e si occupa di satelliti. Mm. Certo. Diciamo, e ESA, anche questa è un'organizzazione internazionale, per cui questo, gli stati membri sono molti di più, non sono, sono, sono solo 16, sono molti di più perché ESA naturalmente, appunto, gestisce e costruisce satelliti anche per scopi commerciali, non solo per scopi scientifici. Quindi, siamo il bacino di. Di utenza è molto più ampio quando è che passi dalle nostre parti? adesso Verrei adesso... molto volentieri, diciamo se, se la pandemia me lo permettesse, perché fare una conferenza dal vero è tutta, tutta un'altra esperienza. Io faccio subito un invito. Stavolta metto le vesti dell'universitario eh, all'osservatorio dell'Artola. Vengo ovunque mi chiamiate. Va bene, va bene, no, perché potresti farla di lì, la conferenza. C'è la sala conferenza, sperando anche qui che venga superato il problema del, del, um, della pandemia. Ecco, perché eh, certo. questa impone troppi vincoli e quindi limita una stanza che può ospitare 50-60 persone, finisce poi per ospitarne 25. Quindi. Eh, Certo, non vediamo l'ora che finisce questa cosa per poter tornare ad avere il contatto con il pubblico in generale. Sì, 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 sono d'accordo con te. Luigi, ti sei ripreso dal, dal momentaneo blackout eh, telematico? Direi di no. Penso di sì, non lo so, ditemi. No. Sei al limite della, della, di poter capire dell'intelligibilità di quello che dici. Oh, non lo so, sono io o quello lontano, Luigi. Eh? Eh, Come? Prova a togliere l'auto il oh, Invece. Non ho, che, non ho sentito, cos'è che dice Visa Ias? No, ero una scherzo, fa, fa lo stesso adesso. Perfetto, però, sembra, no, no. sembra che sia sotto qui, eh, sotto il palazzo a parlarci, invece tu sembri in Cile veramente. <ride> <ride> forse Luigi ha a casa qualcuno che sta guardando film su Netflix uno sopra l'altro, gli mangiano tutta la banda. <ride> No, no, mi ha confidato per che quello sfondo no, non è finto, che... lui è davvero lì. Eh, sarà, sarà, vicino, sarà magari qualche vicino di casa che sta approfittando <ride> e mi ha carpito la, la password. Abbiamo, abbiamo capito poco, immaginiamo cosa hai detto. Eh. No, so. no, dicevo che sarà il, il, qualche vicino di casa ah. che mi porta via la banda, che mi, porta, che mi riva. Va bene. Va bene, allora potreste... non ci sono altre domande, direi. Ho altre curiosità, eh? Mm -hmm. Comunque Luigi ha il mio indirizzo email, quindi se volete farmi, se c'è qualche altra domanda nei giorni prossimi, che non avete coraggio, soprattutto i giovani, oppure non vi è ancora venuta su, potete sempre farlo. E comunque restiamo d'accordo che ci rivediamo per un'altra conferenza, diciamo. Sì, sì. Allora, sì allora. Passata la pandemia speriamo di poterti avere ospite. <ride> Verrà volentieri. Ma ormai... Sì. Ne... Uh -huh. Vi ringrazio tutti molto per l'attenzione, è sempre un piacere, e lo dicevo all'inizio ma lo, lo dico anche adesso, condividere la passione con altri che hanno la stessa passione è proprio il massimo mm -hmm. che si possa avere. Quindi vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'invito e per l'opportunità e mi auguro di potervi vedere tutti di persona da qualche parte. E naturalmente siete i benvenuti quando volete fare una gita qui, avvertitemi e io mi presenterò. Sì, sì, ne approfitterò quando sono dalle parti dell'Austria con un'ora posso essere a monaco certo vi saluto e mm. vi lascio grazie. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. ciao a una notte grazie a una arrivederci ciao ciao, ah. ciao.